Capo, che si vede all'orizzonte? Dobbiamo continuare? O ci fermiamo qua? Potremmo andare là, oppure quella bella montagna rocciosa laggiù che non so cosa sia. Ehi, ciao, adesso facendo il video, non vuoi sentire interferenza nel video? Oh. Meno male, a non c'è nessuno. Ah, ecco qua, oggi sono con l'amico Carmine, vediamo se lo riesco a inquadrare, non so dove cacchio sto, dove è andato, no? Dove sto? Vabbè, lo inquadriamo così. Siamo a rilassarci, siamo solo noi, giù c'è un macello, c'è un assembramento che non avete proprio idea, gente una addosso all'altra che già, cioè, ormai non gli frega niente di questo virus, il resto. Invece conosco un sacco di posti, ho fatto pure gli occhiali neri. Conosco un sacco di posti e siamo a riposare sulla cima Falconara, posto dove nessuno viene. Adesso mi alzo in piedi prima che. Allora, no, voglio far vedere. Vediamo se posso girare la telecamera. Ecco qua. Un posto molto bello qua sopra. Ah, fammi recuperare i bastoni, sennò questo me lo dimentico. O se lo fregano. E ci siamo a rilassare. Bella zona. Lui sta facendo book fotografico alla macchina professionale. Sempre questo obiettivo. Invece vado in giro a fare foto, selfie e arrampicate. Ecco qua. Vedete? Che ho fatto? Questa è una parte del burrone Ripa Falconara. Ci sono vari settori. Questo dove siamo noi, la cima più alta. Ci sta quello laggiù. Vediamo se anche più di questo non si ingrandisce. Ah, si ingrandisce ancora. Eccolo qua. Si può andare là, poi ci sta là il belvedere con la ringhiera qua per chi vuole faticare quasi zero e per chi non vuole per chi non vuole lavorare, stancarsi, c'è questo qua, proprio il burrone della Falconara, il più pericoloso. E praticamente là, si lascia la macchina là, ti fai 5 metri a piedi e sei già arrivato. Io e il mio amico invece ci piace faticare e siamo saliti in cima. Non ho ancora controllato che altezza siamo. Quello è il simbolo della cima, la parte più alta. Eccolo qua. Come al solito hanno rotto. Quello è il mio zaino. Dopo vado a recuperare se non mi dimentico. Questo credo che sia chiamato anche cima falconare perché qua anche a differenza di oggi di solito è pieno di falchi in aria che vola. C'è il mio amico che sta facendo foto. Ah, questo pure è un buon posto per fare le foto. C'è il mio amico che fa le foto. No, volevo fare a me le pelle falco. È strano. Non ho mai avuto È una delle prossime vette dove devo andare, che già ho poi ci sperimentato come ci si arriva. sono, eh. Carmine, vieni a vedere un'altra cima che devo andare là, però devo sto studiando come si arriva, ma là è molto molto più lontano. No, quella là sopra, in alto, le rocce là, non là. Là pure è un bellissimo posto, devo studiare, andare in cima là, ma non so come si arriva, mi piacciono le cime, le cemente rocciose. Ah, ho preso Qua sei cadi qua, hai detto tu che volevi pure il burrone, sei cadi qua, ti fai male, ti fai leggermente male.
piccine i bug, no? Secondo me saranno serpenti. Sono troppo bug piccolini per essere animaletti. Creeper è un po' difficile, sì. No, non credo. Ho caduto di più serpente sicuro. Creeper è A meno difficile. che non sono lucertolo. Oh, mi sento che se ne prendiamo un buco sottoterra. Che non lo so. Questi posti, prima di andarci, li studio per giorni e giorni. Attenda alle zippole per terra. Vedi? Qua c'è un sendiero. Ma ti faccio dove va. E usciamo a un posto bello tranquillo. Ti faccio vedere. E poi da là scendiamo. Ecco qua. Osagli? Ah, vieni. Qua pure è un bel posto per fare picnic. E te ci ho detto, questa è una bella, conosco bella, ma questi sicuramente ci hanno fatto già da te. Mi conosco i posti buoni per rilassarsi. Qua sì, è tranquillo però. Sei pure più coperto, vedi? Questa è la strada che finisce, poi scendiamo di là dopo. E su è bello qua. Qua possiamo mettere tranquillamente la tenda. Dobbiamo farlo qualche volta. Qua si mette la tenda e si cammina. No, ma sicuramente hanno fatto campeggio. C'è qualcuno? Vedi com'è bello qua sotto. Ma qua se non sei la strada, qua ti perdi, eh? Qua se non sei la strada ti perdi e poi scendi dall'altra parte della montagna, scendi qua. Se sapevo, mi portavo anche la mia ascia appresso. Se ci mettiamo con la tenda, sì, mi porta anche l'ascia. Se dobbiamo tagliare rami secchi per fare. Quando mettiamo la tenda, se ci serve il fuoco, rami secchi, altre cose. Comunque è un ottimo posto per. Devo fare. Ah, quello è pieno di cacca qua. Ma da qua vedi c'è il sendiero, scendiamo. Questo è identico, questa parte qua del sendiero. È identico a un sendiero quando si sale sul Pizzo San Michele. Ci stanno sendieri simili a questo. Quella così è bella, ma qua sono montagne diverse, qua è più pineta qua, vedi? È tipo questo abeti, questo dovrebbe essere abeti questo. È completamente diversa la vegetazione da qua alle grotte di Annibale. Vedi, qualcuno c'ha o il piede del cavallo o la mucca. Quanta cacca, annaggia, la miseria. Sì, ma questo è fresco, eh. Sono proprio fresco, vedi? Cioè, è proprio passato da poco. Stiamo ci attendo, hai visto la voce? Ah, infatti. Non ne capisco di cacca di cavallo, di cacca di. Aspetta, mi sto vedendo una cosa però. Ma sta una discesa che non conosco, vedi? Chissà dove si va, noi dobbiamo andare di là. Però vedi qua.